Ho iniziato a fotografare e mi piace fotografare perché per me è uno sfogo, è un hobby, è una passione che mi accompagna sempre. Difficilmente io non ho la macchina fotografica con me perché cerco di portarmi a casa un piccolo particolare che ho trovato magari in un posto, in un luogo. Questa mia, chiamiamo, carriera fotografica, io ho iniziato principalmente a fotografare in bianco e nero. Era una foto, ed è una foto secondo me molto più tecnica e molto più affascinante, nel senso che con il bianco e nero, visto che noi siamo abituati a vedere a colori e non in bianco e nero, bisognava cercare di isolare il particolare o il soggetto cercando di far venire fuori questi contrasti. Poi per una serie di ragioni che neanche io mi so spiegare, forse attratto di più da queste cromaticità che il colore trasmette, difficilmente oggi tratto il bianco e nero. Ecco, qualche immagine ancora la faccio, ma sono un po' più portato a, con la reflex, a usare diapositive naturalmente a colori, e con la digitale, che ultimamente mi sta accompagnando, a usare ancora il colore. È da un po' di tempo che fotografando, senza volere, entravano nelle mie fotografie dei numeri. Quindi io facevo magari un particolare di un viale alberato e senza accorgermene, attaccato a questo albero, c'era un numero. E mentre mi riguardavo le fotografie che avevo scattato, mi sono accorto che questi numeri si ripresentavano con una quasi insistenza. E ho cercato a questo punto di cercarli. Cioè ho cercato di portare avanti questo tema del numero, cercando di trovarli e di portarli in arte, e cercando di rappresentarli in tante situazioni che la vita di tutti i giorni ci offre. Sono un, credo di essere un fotografo abbastanza intuitivo, cioè io non parto da casa con un progetto di andare a fotografare un albero o un tramonto. Io giro con la macchina fotografica e quando vedo un qualcosa che mi piace, io la fotografo. A me piace spesso cogliere il particolare di un soggetto, di una situazione, cercando di rendere fotografie, cioè di cercare di emozionare.